E questo era l'obiettivo, di far sì che Cornino di Custonaci diventasse centro balneare d'eccellenza. Abbiamo fatto di tutto in questa direzione, credo che in qualche maniera ci siamo riusciti. Sono soddisfatto dei risultati ottenuti fino ad oggi. Avevo fatto una promessa all'inizio dell'estate e la promessa è qui alle mie spalle. Certo, con un pizzico di ritardo, ma questa è l'occasione per allungare l'estate, la stagione, per invitare tanti turisti, soprattutto quelli del centro e del nord Europa, dove la stagione balneare per loro continua fino a settembre-ottobre, quando con giornate come queste è un mare meraviglioso, ovviamente invitato. Allora è l'occasione anche per dire grazie a quanti hanno collaborato, tanti volontari, la mia giunta, l'assessore Noto, perché questo è un risultato di squadra, è un risultato di una comunità che ha partecipato per far sì che questo territorio possa volare alto. È una struttura galleggiante, le misure sono 10 metri per quanto riguarda la lunghezza, 3 metri e 76 per la larghezza e 4 metri e 20 per quanto riguarda l'altezza. Io credo è la prima, il primo Tarzan Boat che arriva in Europa, quindi possiamo anche essere soddisfatti da questo punto di vista. Credo che abbiamo dimostrato che forse ci mancheranno i soldi, ma per quanto riguarda le idee le abbiamo ben, ben chiare e definite. Custonaci ha puntato in questi anni a migliorare l'offerta dei servizi turistici e abbiamo sfruttato naturalmente le nostre bellezze paesaggistiche, grazie a Dio proprio non possiamo lamentarci. E a quest'anno abbiamo avuto, come avete visto, il grande successo già dagli anni veramente precedenti della passerella e adesso, anche se è chiaro con un po' di ritardo, siamo riusciti a far arrivare finalmente il tanto atteso Tarzan Boat, che sicuramente rappresenta una, diciamo, un divertimento particolare ed originale.